Eccoci qua, siamo Chiara è tornata. Vai, ciao! Ciao! E ciao le tante! Ciao! Non lo voglio lavare! Niente, la laviamo! Con calma! Niente, quando pubblicheremo questo video ci saranno delle introduzioni nuove fatte dalla lei che crea le cose vere, e sarà una settimana che non abbiamo pubblicato niente sul canale perché abbiamo avuto una settimana un po' tormentata, c'è stato un lutto in famiglia, quindi abbiamo deciso per una settimana di riprenderci un attimo. Le unghie fanno sempre schifo, ma niente, in settimana me le fai, saranno unghie spettacolari. Infatti, siccome la Tita ha avuto occasione di... l'hanno cercata per truccare una sposa, trucco, unghie, sopracciglia del genere, siamo andate a procurare del materiale perché va ancora a scuola, tutto il materiale non l'abbiamo, perché la scuola non ci fa pagare, cioè ci dà il materiale base e non ci fa... cioè il materiale base è incomodato d'uso, quindi... però so, smalti, non smalti, roba del genere, li dobbiamo procurare noi e abbiamo dovuto fare spese aggiuntive per la sposa. Insomma, hanno aperto un negozietto vicino, relativamente vicino. Beh, rispetto a andare a Mantova, ecco, per noi è vicino, 15 km per noi è già vicino, cioè vedete voi. E si chiama Nail Creative e Beauty e siamo andati a prendere delle cose che adesso vi facciamo vedere e vi di... No, tirare il nastrino no. Usa il nastrino per fare la sto... Oddio. Sì. Ecco, vai, ciao, parti. Ok, le prese in bocca e le parti. Con i relativi... Io come si sta aprendo la scatola? No? Allora... Abbiamo preso... Ah, non erano finito. Chiudi bene. Non si chiude tanto bene a prescindere la scatola. Mettici un pezzettino di washi. No, di washi, che è quello sì, esatto. Della linea Pearl c'erano... perché la sta cambiando. Abbiamo preso le tip perché deve fare i semi permanenti alla sposa, ma la sposa non ha unghie. Zero. Allora si è deciso di mettergli le tip, qui c'è un po' di, esatto, allora scontate perché, no, aspetta, questo qua credo, le tip e gli smalti, è questo? Sì, nell'altro abbiamo preso i due smalti, sì, sì. Perché siamo, allora, scontato, no, praticamente, le tip vengono 14 euro. Ci sono 100 pezzi, 10 misure per 10, cioè 10 misure e 10 tip per misura. Ecco, 10 sono 100, sì. Sono 100 praticamente, giusto? Sì. Ok. La colla ce l'ha regalata. Sì, c'è il primo magino. Esatto, la colla ce l'ha regalata. Oddio. Quella lì, infatti martedì, se tutto va bene, facciamo il mi mette le tip, perché così, perché lei non le ha mai messe, non può metterle per molto sulla sposa, diciamoci tutte. Allora mamma fa da cavia praticamente, allora, e faremo anche il video. Quello lì è quello per tagliare le tip, io l'ho sempre chiamate clip, valente, e costa 4,40 euro. In modo che con questo qua metti la tip qui dentro, tagli e con un colpo, sì, tagliamo i baffi a Chiara, con un colpo secco viene tagliata. Esattamente, ho detto per 4,40 euro. Sì. Bah, ciao. Lo useremo due volte dopo. Sì, se costava un po' di più mi dispiaceva per esempio. Insomma, se costava 20 euro andare a spendere 20 euro per dolci, insomma, cioè, mi stava in su con mi stava sulle ovaie, tra l'altro le nostre ovaie oggi sono in giastra. Sono arrivato in ciclo tutte e due, immaginate te. Oh, mamma.
mo, Riccio è in casa con due donne con il ciclo, va bene. Possiamo andare avanti, che poi sinceramente avrei anche altre robe da fare. Sì, abbiamo altre robe da fare, come per esempio il pranzo anche. Mi dispiace metterti pressione, ma... C'è il pranzo che ci aspetta. Cioè, io vorrei anche mangiare. Sì, sì, ma hai perfettamente ragione. Allora, no? Perché sai... Poi abbiamo la base top, che fa sia da base che top. Recupero il biglietto. Che costa, sì, scontato, 14,60 euro. No, quelli lì sono i prezzi pieni, l'ha fatto in fondo alla fine il prezzo scontato. Ah, il prezzo scontato, ah, sì, va bene, ok. Che comunque costerebbe 14,60. Ah, sì, è vero. Poi l'abbiamo preso sia bianco che rosa. Sempre 14,60, perché la sposa vuole il French. Se non va bene quel rosino lì, gentilmente... L'altro non ce l'ho fuori. Beh, fa niente, la signora del negozio ce ne ha prestato uno già aperto, che ce n'è dentro poco, e da vedere dopo glielo poi riporteremo. 14. Abbiamo preso questo. Che costerebbe 17, sì, invece quello lì. Perché è one step color e le altre sono i classici. Sinceramente non so che differenza ci sia, perché questa linea non l'ho ancora vista però. Insomma, proviamo, però vediamo un po' il... Era un po' che cercavo questo bel bordo qua e l'ho trovato. E beh, finalmente l'abbiamo... Che avevo solo il blu prima, è sempre blu, blu e basta. Sì, sempre blu. È bello. Un po' le palline, dai. Però sai, però vedremo. Allora, martedì, se non la succede, abbiamo detto che facciamo il video dove mostriamo la... dove mostriamo come la tita mi... mette le clip, le tip, scusate, ho imparato le tip, poi mi fa anche semi permanente con quel bel colorino lì, chiamato anche bordo. Che bella Chiara che sei, tesoro, sei bellissimo, sì, sei bellissima. Faccio vedere col capozzolino. No, no. Però. A parte che sì, beh, a parte che lì buona buona, stiamo lì. Lasciala stare. Questi qua sono stati i nostri acquisti. Ecco, scusate, ma qui era freddore per Siste, facendo la babysitter a tre bambini che sono 2 giorni quattro giorni ammalati e mezzogiorno sani. Immaginatevi di voi come sono in salute io. Me le trascinerò tutto. Appunto. Scusate. Ne trascinerò tutto l'inverno. Vabbè. Niente, ragazze, noi vi ringraziamo tanti. Oddio, c'ho perfino le lacrime, a morire in diretta. Niente, noi vi ringraziamo tanto per seguirci. Un bacione a tutti i nuovi iscritti e a quelli che ci seguono da sempre. Sul canale presto ci sarà una nuova tipologia di video. Volevo già inserirla in questa, nella settimana prossima, ma con il fatto che abbiamo un lutto in famiglia non ci siamo riuscite. È una rubrica sulle serie TV. Parte le recensioni, tutti fanno i video sulle serie TV, fanno la recensione, sto basta chiuso, però no, nessuno sa magari le varie tipologie, quando sono nate, in retroscena delle serie TV. Allora volevamo serie TV e anime, praticamente. La parte dell'anima, le ricerche roba del genere, le farà la Tita, perché lei è specialista, e faremo anche recensioni di film. La Tita è andato a vederne uno. Quando? È quello che si è andato quello che si è andato a vedere con Giampi. Quale di tre? L'ultimo. Ah, so, sì. Esatto, che a te è piaciuto e lui no. Beh, tutto sommato non era male. Faremo uno, dai, va là, facciamo una piccola... Non so, sai che mi dice, quello che si è andato a vedere con lui, ne ho visti tre, mamma. Sì, hai ragione, non mi ricordo. L'ultimo, okay, che si è andato a vedere. Farei una piccola recensione. Sono andata a vedere anche Animali Fantastici e dove trovarli. Me lo sono, ecco, portata presso, esatto, a forza. Fai la recensione di quella, io farò la recensione. E poi sono andata a vedere anche Dottor Strange.
Bene, io invece farò la recensione perché la scriveremo e dopo ve la leggerò, no, perché a memoria zero, così non farò strafalcioni oltre ma faccio di solito, e, della Mr. Peregrine e i ragazzi fantastici che siamo andati a vedere per l'ultimo dell'anno, e unici posti disponibili prima fila, la crisi. E io sono sentita la guarda in terza. Sono uscita! Ma tu aspetta, dov'è che sei andata alla Star? No, Star era chiusa. L'ultimo dell'anno... È vero, non... alla... mi, ha toccato... mi è toccato fare 25 km per andare al cinema. Io ho fatto... cioè, ero là così. Ho finito il film, la mia cervicale ha fatto 2 giorni che mi diceva «Ali mortacci tu, Emmy!» Perché ci sei andata. Se stavi a casa, mo' era meglio. Però ho detto, voilà, l'ultimo dell'anno, andiamo, sa, c'ha qualcosa di tra qui proprio. Sì, l'anno posto, quest'anno non, eh? Quest'anno prenotto. Un mese prima prenotto. Pagherò, nel dubbio. Pagherò 1 euro più di prenotazione, però eviterò, che dopo la cervicale mi dia problemi, mi assassini proprio del tutto. Ma probabilmente è bello l'ultimo posto in alto, ci sono andata. Cercherò di prendere il primo posto in alto, va bene? Mm-hmm. Niente ragazzi, noi vi mangiamo. Però possiamo fare. È ora di pranzo, si può dire tesoro. Mandiamo. Noi vi mandiamo un grosso bacione. Ciao e al prossimo.